Adesso entriamo in questa selva, un piccolissimo torrente di montagna disperso tra i monti ossolani, piccolissime buche, acqua bassa, pescheremo principalmente a light, quindi finali molto fini, 0,16, gommettine ultraleggere. Ci sono tante trote, speriamo che abbocchino. Appena fatto un mezzo temporale, potrebbe venire giù ancora qualche goccia, però nel frattempo noi ci inseriamo qua e vediamo un po' cosa succede. Dai, la prima buca è lì, non vedo trote fuori al momento. L'affrontiamo dall'alto perché se ti avvicini rischi di... Ecco. Ecco le bellissime brown trout che popolano queste acque stupende e super wild. Perché se lanciamo subito dove c'è l'acqua alta, vedi che bolla. Se prendiamo una disturbiamo tutti, invece bisogna fare a ritroso. Ce n'è una qui non tanto grossa, vediamo se manda. La passeggiata. Non sta, scivolo! Prova a mettere il piede lì! Qua? Tirati su! Dove cazzo scivoli? Oh! Adesso tira su l'altra gamba. It was at this moment he knew. He fucked up. Sì, ho capito, però vengo su di qua allora. Non marcio. Purtroppo siamo costretti ad abbandonare il fiume, il torrente, prima di finirlo, per due motivi. Primo, perché è arrivato un temporale e quindi in montagna non si scherza. Secondo luogo, perché ci sono queste, è due anni che non venivamo più, sono cresciute queste quest'erba dal fusto estremamente legnoso e praticamente coperto tutto il fiume
e andare avanti è praticamente impossibile. Per cui, tolto che appunto sta arrivando il temporale, dobbiamo scappare, diventa veramente impraticabile. Purtroppo non riusciamo più a scendere più avanti e vedere se a un certo punto si riapre. E quindi niente, si torna a casa, ma abbiamo preso lo stesso, siamo contenti, via.